Buonasera ragazzi, sono T93 e oggi voglio presentarvi un nuovo prodotto da regalare a un'amica o un amico che fa viaggi pendolari, così magari un semplice regalo per Natale che però può risultare tenero e soprattutto molto utile. Il regalo in questione è questo! Avete visto? Che roba! La specialità di questo è che non è un semplice thermos, ma questo è un thermos che non si ribalta. Infatti se volete potete provare, vedete? Date così e non si ribalta perché è una ventosa. Però voi direte, sì però vabbè, poi ogni volta che devo bere qualcosa devo sforzarmi a staccarlo. No, perché se lo sollevate verticalmente prendendolo dal lato superiore viene via facilmente. Da quello inferiore no, però se prendete quello superiore sì. E lateralmente no, non funziona. Questo qua tiene mezzo litro, è della marca Mighty Mug, lo trovate su Amazon su una trentina di euro. E dentro ci sta tutto il tè che qua non ho neanche lavato bene. E così insomma, ma così. È nero, sì, non è coi thermos quelli col vetro dentro, fragile tutto, questo qua lo portate in giro, lo sbattete. È bello che mettete caso che si ribaltasse ed è chiuso, non esce niente perché c'è il tappo in gomma, così è anche isolato. E l'unica cosa, come dicono già le istruzioni, quando mettete dentro il tè aspettate un 5 minuti prima di chiudere il tappo. Questo è dovuto alla differenza di pressione che si creerebbe nel gas all'interno o ai vapori una volta raffreddato, che diminuirebbe di pressione rispetto all'esterno e creerebbe un effetto di sottovuoto che renderebbe difficile l'apertura oppure potrebbe rompere il thermos. Se lo trovo vi metto un link in descrizione di più o meno come succede questo effetto nei vagoni dei treni. Un video fantastico, ma questo è tutta un'altra cosa. Comunque, questo è tutto. Se vi interessa fare qualcosa di simpatico, no, questo è simpatico. Se vi interessa fare qualcosa di ninnino per chi volete bene o così, anche per voi stessi, questa è un'ottima scelta. Alla prossima! Sopra la panca, la capra la panca, sopra la panca, la capra la panca, sopra la campa, la capra la campa, devo fare solo il lingua. Col motoscarpa, 33 trentini, entrano tutti 33 con le tigri contro tigri, a sganciare le bombe al napalm. Allora, buonasera.